Il mercato immobiliare in Italia è in crescita. Il 2021 si è infatti chiuso con quasi 750.000 transazioni, con un incremento di cessioni di abitazioni del 34% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dai dati del rapporto realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'ABI. Nel 2021 il mercato residenziale ha registrato oltre 748.000 transazioni, confermando così il trend positivo registrato a partire dal 2014 e interrotto solo nel 2020. L'incremento delle compravendite si è verificato in una misura molto simile in ogni area del paese, superando ovunque il 30% rispetto al 2020 e il 20% rispetto al 2019. A guidare il numero delle compravendite è la Lombardia, oltre 159.000, ma il Molise è la regione con la maggiore crescita, con poco più di 3.000 scambi e un aumento del 42,3%. Tra le grandi città invece spiccano Roma e Genova, seguite da Firenze e Torino. Lo scorso anno in Italia 366.000 acquisti di abitazioni sono stati effettuati ricorrendo a un mutuo ipotecario, con gli istituti di credito che hanno erogato complessivamente quasi 50 miliardi. Sempre nel corso del 2021 il numero di abitazioni locate è stato di oltre 1.365.000, quasi il 6% in più rispetto all'anno precedente. Le imprese hanno presentato al Ministero dello Sviluppo Economico 340 domande per chiedere 1,5 miliardi di agevolazioni previste dagli accordi per l'innovazione. A tracciare un primo bilancio dell'iniziativa è il MISE, che specifica come l'ammontare complessivo di investimenti attivabili in ricerca e sviluppo industriale sia pari a oltre 3,5 miliardi. Il grande interesse manifestato verso la misura ha determinato la chiusura dello sportello online per gran parte delle regioni, tranne che per i territori del Friuli Venezia Giulia, Puglia e della provincia autonoma di Trento, in cui sarà ancora possibile presentare la richiesta. A sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo industriale, il Ministero ha messo a disposizione una prima dotazione finanziaria di 500 milioni di euro, prevista dal Fondo Nazionale Complementare al PNRR, che verrà integrata con ulteriori risorse in modo da consentire il finanziamento del maggior numero di progetti presenti in graduatoria. In particolare, circa il 57% delle domande riguarda iniziative da realizzare nei territori delle regioni del Centro-Nord, mentre una quota del 25% è relativa ai progetti multiregionali. Infine, il 18% delle domande prevede investimenti soltanto nel Mezzogiorno. L'apertura del secondo sportello relativo agli accordi per l'innovazione, con una dotazione finanziaria di ulteriori 500 milioni di euro, è in programma nel prossimo autunno. Nascono i patti territoriali dell'alta formazione delle imprese. La misura è pensata per promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati, in grado di soddisfare i bisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali. Per garantire un cofinanziamento statale a queste iniziative sono stati stanziati complessivamente 290 milioni, di cui 20 nel 2022 e 90 dal 2023 al 2025, che verranno ripartiti con un decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri. L'obiettivo principale della norma è incentivare le università a costruire sinergie e aggregazioni e in forma associata stipulare patti con imprese, enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati. I progetti possono anche prevedere iniziative per sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua. Per il Ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, si tratta di un nuovo strumento nel solco delle politiche che stiamo mettendo in campo per incentivare una programmazione dell'offerta formativa più aderente ai bisogni del territorio e che sia focalizzata sulla formazione di una classe dirigente orientata all'integrazione tra l'impresa e la pubblica amministrazione. Contributi a fondo perduto per le imprese agricole, notizie più approfondite le troveremo sul sito dell'Agenzia delle Entrate. È possibile ottenere fino a 20.000 euro a fondo perduto per l'acquisto di beni materiali ed immateriali per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli. La domanda va fatta al MISE attraverso una PEC e il termine scade il 23 giugno.